Ciao a tutti, ciao a tutti, questo è un episodio di Minecraft Ita. E sì, siamo qui insieme alla barca fluttuante. Brava. Ok, allora, come... Eccolo lì. Mi sono spaventato. Ho portato qui il nostro amichetto. Fa PS, dove ho messo le rotaie? Le ho riprese tutte, non mi sembra, ma deve le riprese tutte. Rotaie? Rotaiette? Di qua? No, non penso. Vabbè, abbiamo portato qui il nostro amico che ho dovuto ricercare, perché come avete visto nello scorso episodio era morto. E questo fa un deal abbastanza sconveniente. Smenargli al posto di Glass non è che mi convenga così, così, così tanto. E sì, io non ti toccherò mai, nemmeno... Ecco. E ora bisognerà torcificare questa zona, perché non vorrei mai che qualche zombie puff arriva e mi sfappa tutto. Con quel che costa farsi zombie al costo al giorno dolci... Buongiorno, giovani. Buongiorno. Qui ho dovuto fare una cosa di questo tipo. Tieni conto, ho dovuto creare un ponte. Non lo so, non lo so. No! Dov'era? Vabbè, tanto c'è questa. Anzi, questa la togliamo. Lo mettiamo qui. Il fiorellino lo rimettiamo lì. Così magari cresce. No, qui lo voglio completo. Sono scelte, ragazzi, che vanno fatte. Abbiamo un'altra mela, un'altra splash potion of weakness. Quindi penso ora mi farò un'altra fappata e andrò a cercare di crearmi un altro villaggero così molto amichevole. Giù si scende. Na 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 na. Ok. Voi siete molto sadici, lo sapete. Voi provate piacere per il mio soffrire. Perché non è possibile mettersi a ridere quando un fappone muore. Ah, qui alla fine ho messo più fappate, così arriva fino in alto. Aspetta, ma qui l'ho finito? Perché ho tolto le rails, sennò quante dovevo farmene? Infatti devo rifarmi. Vabbè. Iniziamo a piazzarle. Vai così, vai! Veloce! Sì! E poi faremo di nuovo il giro. Bene, a tra poco. Ok, ci siamo. Vai. Questo, anche questo, ma mi ha 7 smeraldi per un piccone di ferro, mannaggia. Abbiamo finito qui. Sì, ho tolto il suono perché era impossibile fappare. Ok. E ora... Puff, sei libero. Trovati una casa, vai. 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 Ci metti di solito 10-15 secondi a capire che ci sono delle porte vicino. Come ormai è noto, quando ci sono delle porte e uno... Ah, guarda questo dove scappa. Dove eri andato tu, lurido? Non fate l'amore. Non siete froci. Come alziamo solo. No, dopo. Quando c'è uno spazio alto 2, una porta viene contato come casa. Infatti l'altro tizio ci dormiva tranquillamente dentro le casette. Dai. Ecco. Guarda che lui è tutto bellino. La mia paura più grande è che ora uno zombie verrà qui e fa pera di brutto.
Quindi, cosa fare? Entra in casa, entra in casa. Perché mi guardi? Mi sento osservato. È la prima volta che abbiamo un villaggero in Minecraft Ita. Cioè, la seconda perché c'è anche l'altro tizio. Dov'è l'altro tizio? Sei qua dentro l'altro tizio? Ah, ti bughi anche, complimenti. Questo è un prete, più o meno. E questo dovrebbe essere un blacksmith. Quindi quella che mi può dare le cosiddette fighe. Di chain, fatte di catena. Ma qui non ci sono porte, ragazzi. E non voglio mettercele qui porte. Quindi intanto ci metteremo delle torce. Così. Quanto ci vuole finché sia notte? Ancora un po'. Ok, allora il prossimo progetto a cui voglio lavorare, oltre ad ingrandire ancora un pochetto questa comunità che stiamo creando, è la farm di pecore, di lana più che altro, non di pecore. Oddio, io ho poche robe da mangiare, ti rendi conto? Non fa ridere. Ah, voglio annunciare ufficialmente questa volta che inizierò una serie 8 per... No, facciamo 8, sì, 5 pezzetti dovrebbero bastare. Che inizierò ufficialmente, come ho appena detto, più una serie su Monkey Island. Non ruberà niente il posto a nessuno, né robe varie. Lo metterò come video delle 8 e penso durerà sulla mezz'oretta. Monkey Island è un video punta e clicca, è un video, è un gioco punta e clicca, stile d'avventura, possiamo dire. Ed è una cosa che ho comprato su Steam. Ho preso il bundle da... Quant'erano? Il bundle da 15 euro che ti dava Monkey Island 1 e 2 Special Edition. La Special Edition è una cosa molto figa perché ti consente di utilizzare sia la prima versione. Monkey Island è un gioco che è uscito nel 1990, non farvi capire, è stato fatto il remake nel 2009 e del secondo episodio nel 2010 o 11, non ricordo perfettamente, ed è uno di quei giochi. Mi manca. Ah sì, l'ho messa lì se non sbaglio. Ed è uno di quei giochi che segnano, possiamo dire, la carriera videoludica di una persona. Non perché lo dico io, ma perché è una cosa che dicono... Non voglio dire tutti, tuttissimi, proprio una cosa che è scritta nell'aria. Monkey Island, che è tipo il gioco per pirati per eccellenza. A livello di storia e tutto, ho visto un paio di screen. Io mi metterò paura sempre ora. Ho visto un paio di screen e robe varie. E è molto, molto divertente. Proprio ci sono battute, cose varie, anche doppi sensi. Lascia. Stare. Sotto un albero c'è uno scheletro. Sotto un albero. Na 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 na. Ok, non ci riesco. E quindi lo inizierò come video delle 8, come ho appena detto. E penso ogni episodio durerà una mezz'oretta. Voglio cercare di farmi tutta la serie completamente dall'1 al, se non sbaglio, se non faccio una toppa infernale, quinto episodio della serie. Non so quando lo inizierò perché devo ancora scaricarlo e sono comunque 3 giga il primo episodio e 2 il secondo, quindi E io sto aspettando la notte qui. Voglio vedere come reagiscono alla notte, se lo identificano come casa. Questo lo identifica di sicuro. È il tizio nero che mi spaventa un pochino, anche perché l'ho perso. Eccolo qui. Dai, monociglio. Vai. Dai, su via. Entra, entra.
Entraci dentro. Vai. Giù. Giù di qui. Oh oh. Oh oh. Di qua. Di qua. Salta. Salta, non ti fermare. Salta, guarda, fai come me. Salta. Vai, vai e... Bravissimi i miei caciotti. Ora c'è un altro problemino. Io voglio cercare di ottenere qualche modo per farmare smeraldi. È un bel blocco lo smeraldo. Ammettiamolo, io ora ho solo 6 di queste cose. Quindi ora cosa farò? Andrò a tentare la fortuna. Vediamo se mi possono offrire qualche scambio favorevole. Tra l'altro, penso dovrò andare al castello di Fappestein. Dovrò fare un po' di mining lì. Potremmo fare un episodio di mining. Così, qualcosa del genere. Ah, è qui sotto. Ma muori. Tu e la tua cagna. Che non hai, ma dettagli. Speriamo solo che non cadano qui sotto, sono proprio un casino per riportarli su. Non penso neanche di riuscirci. Sì, qui c'è la cosa della cobblestone. Qui c'è il ponte. Qui si può scendere. Ma non è come volevo scendere. Ah, qui c'è uno zombie. Me lo sento. Me lo sento. Ah, fa più. Ah, che bella, c'è la finestra. No, non è vero. Ender Pearl, che non ho. Ok, amici miei. Allora, questo è un suicidio. Decisamente un suicidio. Proviamo a fare uno scambio. Oh, queste particelle mi facevano sperare in un nuovo fap, ma non penso sia così. Dai. I ghirigori, sì, ghirigirigogiri. Ancora niente. Cosa serve questo slot? Mai saputo e penso mai lo saprò. Sì. Alleluia. Vaffangala. Mi servono. Potremmo tentare la fortuna. Potremmo tentare la fortuna. Questi sono gli unici smeraldi. Vaffanculo. Andiamo, uno scambio in negativo. Cioè, io ti do qualcosa e tu mi dai qualcos'altro. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. What the fuck? 30 paper. Fattibile. Fattibile. Molti penseranno che ora utilizzerò il bug che mostrò Itoslab 3 o 4 mesi fa. Non è più possibile, quindi proprio non posso farlo a livello psicologico. Però mi fa piacere recuperare un paio di smeraldi. Più ne recuperiamo, meglio è. Prendiamo più carta possibile. Vediamo se riusciamo a buggarlo in qualche modo. Anzi, facciamone un altro po' di carta. Tanto, cane da zucchero ne abbiamo. La farm qui è bella pronta per accettare nuovi scambi culturali. Poi non c'entra cazzo, ma vabbè. Ok,
32. Vediamo. Sì, è quest'acqua che sgoccia qui non mi piace. Conto di fare un qualcosa per quell'acqua. Perché? Perché qui sopra ti senti molto stile Re Leone? Guarda, ti prendo in braccio, vai. Vai. Ok. Così? Attenzione. Eh no, mi sa che è finita. Mi sa che è finita. Ah, oh. Sai che figata se... Ah, eccolo qui. Eccolo qui. Dodici libri per uno smeraldo. Anche questo vaffangala. Io me lo faccio tutto. Ma proprio mi ci tuffo. Vai, vai, vai. Mi piace, mi piace. Anzi, facciamoci anche un altro po' di libri. Tanto legno ce l'abbiamo. Legno, 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 legno. Facciamo un po' di così. Qua ne abbiamo altro. Fangare, facciamo anche così. Allora. Non si fa così. Ma non si fanno così i libri. No, si fanno con la leather. Sono un coglione. Non ho leather. Cos'è sta cagata? E ho finito anche il grano perché l'ho tolto prima. Quindi, progetto, progettino, progettuccio, Noi ce l'abbiamo una spada con looting, vero? Possiamo raccogliere cosa buona e giusta. Allora, intanto vediamo vedere. Dovremmo avere una cosa con looting. Questo è il progetto per ora. Eccola qui, la mia spadina con looting. Mi piace. Sì, poi le ripianteremo dopo, se mi ricordo. Per ora ripiantare non è importante. Però potremmo effettivamente chiuderlo. Ora andiamo. Sì, lui è sempre là sopra, lui. Sì, molto fiero lui. Ok. Na 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 na. Oh, look at me. Sono Cupido. Io sparo cuori. Te lo sparo tutto addosso. Il cuore. Ok. 4. 6. 7. Poveri, questi cercano ancora di accoppiarsi. Non ce la faranno mai. Oh! 10, perfetto. Anche da mangiare, quello mi piace. Ok. Bene. Smeraldi sono miei. Il mio tesoro. Me l'hanno tolto e rubato. Il mio tesoro. Vediamo. Un orologio. Ma che se ne frega dell'orologio? Su via. Però
Ci abbiamo guadagnato 14 meno 6, ben 8, 8 smeraldi. Quindi posso farmi il mio primo blocco di smeraldo. Questo è abbastanza figo. Proviamo con la texture normale. Guardiamoci un po' in giro con la texture normale, che da tanto che non lo facciamo, sbaglio. Effettivamente cambia, si nota la differenza anche un bel po'. Da 32 a 16 pixel si nota un bel po' la differenza. E fate conto che se inizierò ad utilizzare i snapshot anche in Minecraft Ita, di sicuro la texture pack se ne andrà anche lei a quel paese. Perché alcuni si sono lamentati, no, della GUI troppo piccola. No, non è questa, quella, diciamo, auto. Questa è l'alternativa. Lo so che voi vedete molto meglio, ma io vedo le cose giganti e non mi piace. Cioè, vedo tutto gigante. Vedete lo slot e il mio mouse? Non mi piace. Quindi, con permesso, affanculo. No, cosa? Ok, possiamo usare le nostre cose. Penso che questo episodio è stato abbastanza proficuo. Io vi saluto. Ciao a tutti.